Sì, era uscita qualche anticipazione, anche parlando col presidente Gravina, voleva cercare di fare dei gironi equilibrati, credo che il risultato sia stato ottenuto. E parlo, quindi non si può lamentare neanche sul piano tecnico. Qualche osso duro l'abbiamo schivato. Beh, diciamo che c'erano tante squadre che quest'anno hanno speso un po' di più e si sono attrezzate per fare il salto di categoria. Tra queste c'è Cremonese, c'è Alessandria, Venezia è una di quelle, noi siamo col Venezia e Cremonese e Alessandria sono nell'alto girone, quindi ha diviso credo le pretendenti alla promozione. Principali, Le magari. Dopo ci principali, saranno le cioè no, outsider, poi tu, per certo. carità. Hai qualche aggiornamento sulla faccenda Sky, Lega Pro, diritti? Perché sai, i tifosi poi si aspettano che se andiamo in TV, magari giochiamo il venerdì, il martedì, il lunedì. C'è stato un incontro ieri tra Sky e la Lega Pro, credo che ancora non abbiano trovato il punto d'incontro, stanno continuando a parlarne comunque. Tu pensi che alla fine si farà questa cosa? Io credo di sì, Le c'è la principali volontà da squadre. parte di tutte e due le parti, c'è la voglia anche da parte di società, non solo il Parma, di avere comunque una copertura di Sky e le parole del presidente Gravina erano assolutamente in senso positivo. I tifosi hanno un po' scaldato l'ugolo oggi, hanno fatto cori per Modena, Reggiana, Piacenza, insomma c'è un po' di... Beh, ce l'aspettavamo, è già da tanto. Io ho guardato, ho dato un'occhiata ai social durante la partita, parlano solo di derby, quindi un po' ce l'aspettavamo. Oltre al derby a Venezia, poi ci sono comunque squadre toste come il Bassano e il Pordenone, cioè resta un girone equilibrato rispetto all'altro, però un girone tosto. Assolutamente, io ho detto solo Venezia perché sembra inizialmente la candidata principale a voler essere, sì, alla promozione per la Serie B, però Pordenone l'anno scorso ha fatto un campionato eccezionale, Bassano, Feralpi sono rimaste comunque nelle prime 6-7 posizioni per tutto il campionato, quindi è un girone che non sarà semplicissimo.